Quando c'è amore in noi non c'è spazio per l'egoismo. È proprio vero, oggi il mondo è pieno di egoismo. Oggi la terra è piena zeppa di egoisti e l'egoismo sta uccidendo ogni sentimento. Ma quando Dio arriva nel cuore degli uomini, e anche il sentimento con il quale Gesù veniva trasportato era un sentimento di altruismo. Lui si faceva da parte, metteva gli altri prima di ogni cosa. Si faceva proprio da parte. Voleva il bene degli altri. Signore, tu vuoi il bene degli altri? A volte noi mettiamo a rischio anche il nostro bene per amore degli altri. I nostri desideri. Quello che avremmo voluto fare ma non abbiamo fatto. Per amore suo, sì. E lui questo lo vede e lo segna. E noi non siamo falliti. Tu non sei una fallita. Tu non hai fallito se sei ancora nelle mani di Dio. È il nemico che è un grande fallito, perché si è messo contro Dio. Chi si mette contro Dio è già un fallimento. Ma noi siamo nelle mani di Dio e non siamo falliti. Possiamo essere scartati da questa società, ma non fa niente. La società scarta, ricarta, riprende, botta. Ti ama, non ti ama. Ti vuole bene, non ti vuole bene più. Ti abbraccia, non ti abbraccia. Ti pensa, non ti pensa. 149 chilometri ha fatto Gesù. Molti non mandano un messaggio per sapere come stai. Ho una chiamata con il telefonino, seguitemi. Non è nessun riferimento a nessuno. Attenzione, Gesù non aveva il cellulare, non poteva mandare messaggi WhatsApp, doveva andare di persona, dalle persone, doveva andare lui stesso, a piedi scalzi, non sapeva dove posare il capo, aveva una tunica sola che molte volte era fracida, sporca, ma lui era il più pulito di tutti, il più puro di tutti, il più grande. Era Gesù. Allora cosa vuole vedere il mondo oggi? Oggi il mondo vuole vedere le luci, ma tutto ciò che brilla è un'illusione. L'unica luce vera che deve brillare è la luce di Cristo in noi, nonostante le tue lotte, nonostante le tue avversità. Non devi perdere la speranza. Il vero viaggio ci porta anche a rinunciare alle nostre comodità. Noi stiamo facendo un viaggio, fratelli e sorelle, un viaggio spirituale, un viaggio personale. Ci incontriamo qui, ma il nostro viaggio è personale, è individuale. E siamo tutti in questo meraviglioso treno, il treno della salvezza, che sta percorrendo chilometri e chilometri da quando hai accettato il Signore. Io voglio restare in questo treno. Io non voglio uscire fuori. Anzi, ma io voglio che altri entrino dentro.